Federico Gordini è il Sì. presidente di Food Week, è a Milano. In questo luogo si troveranno sicuramente i vostri piatti preferiti. Ne parliamo con lui al telefono. Ciao Federico. Federico, buongiorno. Ciao Fede, ciao Tito, buongiorno a voi. Allora, cosa succede a Milano? Allora, intanto Milano si desta dalle critiche, dalle polemiche con una Food Week, una settimana dedicata al grande cibo in vista anche di quello che succederà, se succederà, ma noi siamo sicuri di sì, Sì. a Expo 2015. Guardate, siamo al sesto anno di manifestazione, noi in realtà parliamo di Expo da 6 anni e abbiamo messo insieme una manifestazione che in realtà credo sia proprio una risposta a tutte le maldicenze degli ultimi giorni. C'è una bellissima community di persone che ha messo insieme una manifestazione che noi coordiniamo con la nostra struttura che si chiama Food Tank ed è un palinsesto molto simile a quello del Fuori Salone del Mobile, ovviamente piccolo perché è una manifestazione meno datata, diciamo, all'interno della quale ci sono eventi che si tengono in tutta la città, che si tengono per 9 giorni, noi abbiamo aperto venerdì scorso e chiudiamo sabato di questa settimana, eventi davvero qui ce n'è per tutti i gusti, perché passiamo dalla presentazione del libro sul veganesimo fino ad arrivare all'evento sulle carni, quindi c'è veramente di tutto in mezzo ed è molto interessante perché è un modello prima di tutto molto partecipato dal pubblico. Credo che il modello di una città che possa dimostrarsi ospitale, ricca di contenuti e interessante, possa essere proprio la risposta magari a qualche piccolo ritardo infrastrutturale che ci sarà sicuramente su Expo 2015 e questa è veramente la risposta di Milano, la risposta della gente, quella che stiamo vedendo proprio in questi giorni. Certo, Milano da bere negli anni Ottanta, poi è stata Milano da buttare e finalmente diventerà Milano da mangiare, che ne dici? Eh sì, Milano da mangiare, devo dire, ormai da qualche tempo ci sono delle vie che proprio sono cambiate completamente nella loro merceologia. Abbiamo alcuni luoghi di Milano che prima insomma ospitavano di tutto un po', adesso sono diventate strade del food, sempre più persone aprono ristoranti o business legati al food, scuole di cucina. Quando abbiamo iniziato 6 anni fa tutto ciò non esisteva, quindi insomma è una soddisfazione essere stati un po' in mezzo a questo periodo meraviglioso di cambiamento di questa città. Il cibo Grazie. che nutre il pianeta è il titolo di Expo Sì. 2015. Diciamo che i magnaccioni hanno già preso a quattro ganasce, ma li hanno anche beccati e li hanno messi fuori gioco. Si stavano nutrendo fin troppo, infatti, per cui li abbiamo fermati in tempo, ma la cosa interessante è che questo tema è molto bello e credo che noi abbiamo, diciamo così, siamo il paese più deputato forse a declinarlo al meglio, ospitando una grande Expo, ma sono certo che non ospiteremo solo una grande Expo Certo. all'interno della manifestazione e quindi all'interno del sito Expo, ma soprattutto una grande città che si chiamerà Food City l'anno prossimo, questo è il nostro progetto. Saranno 6 mesi di Fuori Salone Expo interattivi e che dovranno portare il grande pubblico internazionale a vedere quello che succederà a Milano, perché ne vedremo davvero delle belle. Federico, noi siamo con te anche per questa iniziativa per il prossimo anno. Grazie a tutti coloro che andranno a Food Week. Per saperne di più, www.milanofoodweek.com.